Ciao a tutti e ben ritrovati in questo secondo video. Avevo promesso che il video sarebbe uscito se avessi ricevuto una bella manciata di like e così non è stato. Ma ormai inizio a rinunciarci con voi, quindi va bene, non volete mettere like? Non mettetelo. Ma dato che le visualizzazioni sono state tante e quindi l'argomento è interessato a tanti, ho deciso di girare il secondo video in cui vi mostrerò se i miei supporti volanti sono stati efficaci e mi hanno aiutato a salvare 25 ore di stampa o se dovrò comunque buttare tutto. Ma scopriamolo dopo la sigla. Allora, la stampa sta terminando in questo momento. Lì vediamo il bendaggio casalingo che avevo fatto io, ma non voglio spoilerarvi niente. Attendo il termine della stampa e vediamo insieme il risultato. Speriamo. Nel frattempo faccio un rapido ricapitolo per chi avesse perso il video 1. Mentre stampavo per la seconda volta questo pezzo, la stampante, non so per quale motivo, non ha iniziato ad erigere questi supportini che avrebbero supportato la creazione dei dettagli interni di questo casco della Mark 43. Ho quindi inventato una strategia per supportare con dello scotch carta arrotolato i supporti e la stampante ieri sera aveva iniziato a ristampare i supporti sullo scotch carta pensando fosse il supporto che sperava di aver stampato lei. Quindi fra qualche istante vedremo se questa tecnica un po' grossolana, ma chi lo sa, magari efficace, mi ha fatto salvare questo pezzo molto importante. Eccoci arrivati al momento della verità. Ebbene sì, i supporti che avevo creato con lo scotch hanno funzionato. Qui ha creato un supporto perfetto. Qui era instabile fino a questo punto, poi l'ha raddrizzato ed è uscito anche questo perfetto. Questo non parliamone, è impeccabile. Da qui ha costruito questo, si è diramato su questo e si è poi concluso alla perfezione. Il pezzo è impeccabile. Allora, sganciamolo. Voglio togliere insieme a voi i supporti. È perfetto. Perfetto. Ho salvato davvero il pezzo. Allora, questo è il pezzo per come si presenta. Leviamo il primo supporto, rimuoviamo lo scotch che avevo applicato per tenere sui supporti e come vedete i supporti sono davvero appoggiati, quindi tutto il lavoro lo stava facendo questo pezzettino di scotch carta. Questo è ciò che ha rivoluzionato tutto. Rimuoviamo anche questo, che onestamente questo qui dopo averlo applicato con lo scotch carta si è saldato realmente, quindi ha fatto il suo lavoro. Allora mi aiuterò con queste forbici per vedete, questo supportino è nato praticamente dal nulla grazie allo scotch carta. Rimuoviamo anche l'ultimo, che è questo. Eccolo qua, tolto anche lui. Guardate come è venuto perfetto. Adesso non resta che rimuovere questo. Ecco il pezzo finito. In conclusione, il mio trucchetto ha funzionato. Consiglio ovviamente di utilizzare questa tecnica totalmente d'emergenza a chi ha un pezzo che sta stampando da svariate ore. Infatti io stavo stampando quando ho attuato questo trucco da oltre 22 ore e non mi andava di perderlo. Il pezzo, come vi ho fatto vedere, è venuto più che perfetto. A breve assemblerò una Mark 43 grazie a questo trucchetto. Vi ringrazio per la visione di questo video, spero di essere stato o che sarò utile a qualcuno per questo piccolo tutorial in cui ho insegnato questo piccolo trick. Non vi chiedo un like perché tanto non li mettete. Non vi chiedo di iscrivervi perché tanto non lo fate. Ci vediamo comunque nel prossimo video. Ciao.